Ascoltate le note delle colonne sonore scritte da Ennio Morricone, recente premio Oscar, a fare da ouverture alla giornata della legalità organizzata dalla Guardia di Finanza di Caltanissetta. Musiche interpretate dall'orchestra dell'Istituto Musicale Vincenzo Bellini di Caltanissetta. Una dicotomia per mandare un chiaro messaggio ai vecchi e ai giovani in onore di un grande vecchio, ma la musica suonata da un'orchestra di giovani. Il messaggio che ha voluto lanciare il comando provinciale delle Fiamme Gialle guidato dal colonnello Luigi Macchia. Il rispetto delle regole è il filo conduttore della mattinata. Signor Generale, cosa significa insegnare la legalità ai giovani? Significa fargli capire che sono loro l'Italia, sono loro lo Stato. Non devono demandare ad altri la difesa dei propri diritti. Testimonia il presentatore della giornata Salvo La Rosa, conduttore televisivo, giornalista, che ha raccontato i vari capitoli in cui è stato suddiviso l'evento. Cosa significa parlare di legalità ai giovani utilizzando il loro linguaggio per non farli stancare? È fondamentale, perché la prevenzione sicuramente in questi casi è molto utile, per cui cominciare ad educare i ragazzi al concetto di legalità è fondamentale. Quant'è importante che queste cose le dica un personaggio pubblico per loro? È importante sicuramente, perché noi abbiamo questa possibilità di essere conosciuti e di godere anche, come dire, di un rapporto di amicizia, di fratellanza con queste persone, con i ragazzi, con il pubblico che ci segue. Diventiamo popolari, molte volte siamo anche particolarmente amati, per cui abbiamo questo dovere di metterci a disposizione. Il Teatro Regina Margherita, pieno in ogni ordine di posti, riempito dai giovani, gli studenti delle scuole, che sono stati gli ospiti privilegiati per parlare della contraffazione, dell'illegalità, dell'abusivismo, della fruizione della musica in maniera corretta. Messaggio lanciato da Miele è ulteriormente sottolineato dal prefetto Maria Teresa Cucinotta. Oggi si parlerà anche della musica, la musica che si scarica illegalmente. Ci saranno dei messaggi, lo vuole dare lei un messaggio ai ragazzi? Ma i ragazzi, penso che per loro la musica sia anche un'altra componente indispensabile. È illegale scaricarla e su quello non ci piove, eppure è giusto che comunque la musica non debba costare tanto, e quello è pure importante. Quindi un invito per il mercato, per calmierare un po' questi prezzi della musica ed essere tutti più contenti.